un applauso. CBS, la società ospite questa sera. CBS Torino 1988, vieni Roberto. Grazie, qui al mio fianco e al fianco di Ametis, grazie. Allora, innanzitutto CBS, Cavoretto, Borgo Po, San Salvario. Perfetto. Ok, questo è il... Questo è il questa è la sigla, l'acronimo che dà appunto... Raggruppa queste... parliamo subito del torneo e lo facciamo insieme a Roberto Gagna, secondo Memorial Alessandro Ametis, eccolo qua. Intanto stiamo vedendo il... Vai! Il torneo fortemente voluto dal papà, siamo alla seconda edizione, il papà diciamo, vuole ricordare Alessandro, il principe, un uomo di calcio, un ragazzo che ha sempre vissuto di pane e calcio e che tutti ricordiamo diciamo, molto volentieri, diciamo, che ecco, ci ha lasciato Alessandro troppo presto. E Luciano ormai da un paio di anni diciamo, si sta dedicando anima e corpo per la realizzazione di questo torneo che sta diventando uno dei tornei più apprezzati della categoria, diciamo, quest'anno vede coinvolti giovanissimi 98, giovanissimi fascia B, una bellissima categoria, qui rappresentata dai ragazzi del CBS che stanno partecipando a questa manifestazione, a questo torneo. Torneo che ormai sta entrando nella parte più importante. Nel prossimo weekend termineranno le qualificazioni, dopodiché ci saranno i quarti di finale e si entrerà poi nella fase finale con la partecipazione di molte squadre professioniste. Si sarebbe voluto magari qualcosa di più perché l'intenzione era quella di invitare anche delle squadre professioniste da fuori regione, però purtroppo i campionati non ce l'hanno consentito. In altre regioni i campionati iniziano prima e di conseguenza non potevano partecipare a questa manifestazione. Roberto, grazie. Sentiamo papà. Ametis. Tante belle parole da parte di Roberto, ricordiamo che quello che si è dato più da fare, lui fatto si tutto, da fare tantissimo, è lui tantissimo. Che è il factotum del torneo e l'ideatore, chiaramente di concerto con me, mancherebbe altro. Un ringraziamento particolare alla CBS, al presidente Zecchi che ha permesso di fare il torneo lì, una società dalla quale io mi onoro di farne parte da una marea di anni, moltissimi anni. Un ringraziamento appunto ad altre persone tipo Giachino che ha dato una mano, Frassi, l'amico Gio Frassi, danno tutti una mano e vorrei fare due ringraziamenti particolari, le ultime due onorificenze concesse a mio figlio, al principe, come dico, il principe Ametis. La scuola calcio e l'intestazione del campo della scuola calcio da parte della CBS. E un ringraziamento particolare al presidentissimo del Borgaro, Perona. Mio figlio ha giocato anni lì e ha fatto non molti, molti, molti gol. E allora ha deciso al Maggioni e Righi di intestargli il capocannoniere. Si chiamerà capocannoniere premio Alessandro Ametis. Bravo. Due parole. Presidente Perone, grazie. Ancora. Sì, poi voglio sentire chi abbiamo. Ancora due parole. Un saluto a tutti voi, grazie. Un ringraziamento a tutti i telespettatori e alla rete per l'opportunità che mi ha concesso. Grazie, grazie a papà. Metti rimani qui. Allora, chi abbiamo? Sono dirigente della squadra. Come ti chiami? Dei giovanissimi, sono Ferrero, Mauro. Mauro Ferrero, okay, allora, sono anche papà di uno dei ragazzi. Ragazzi. A questi livelli i dirigenti solitamente sono... Certo. Sono genitori di bambini che giocano nella squadra. Tanti volontari, tanti insomma, volontari. Come in tutte le società è così. E quindi speriamo di andare avanti in questo torneo e vediamo di raggiungere le squadre professionistiche nelle finali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ragazzi, siete tutti tifosi del Milan? No. Già, vero. Ma cosa chiedo io? Juve? Sì. Toro? Due? Tante mamme del Toro, no? Quante mamme del Toro? Sì, brave ragazze! Due, scusa, non ho capito. Ma scusa, sono tutte tifoso del Toro, non avete cresciuto. Hanno alzato due mani, ma sono sempre due, Non ho ultras. Questo qua.
Va bene, grazie, grazie anche per la vostra simpatia, grazie a Roberto Gagna, al quale chiedo velocissimamente di ricordare un importante... Sì, questo è il periodo dei tornei, esatto, perché c'è la pausa dei campionati, quindi vogliamo ricordare anche Vladimiro Caminiti, certo, che è stato un grandissimo giornalista, che ricordiamo per l'ottava volta con la Supercoppa del calcio giovanile torinese. Le finali avranno luogo domenica sul campo dell'Atletico Gabetto in strada delle Caccia a Torino. Grazie, grazie a Roberto Gagna e grazie ai nostri ospiti, papà Ametis, non dimenticate il secondo memorial Alessandro Ametis. Potete accomodarvi così noi andiamo a chiudere. Chiedo alla regia, prego, grazie, grazie mille. Chiedo alla regia se possiamo correre con le grafiche, quindi ricordare la classifica, ricordare i prossimi impegni e poi velocissimamente giocare con il nostro pronostico, ma non solo sul pronostico, vi chiedo, preparatevi già, lo so il discorso, non si possono fare i paragoni, eccetera, eccetera, su Messi, Maradona, Platini, okay, abbiamo 3 minuti, ce la facciamo, possiamo andare? Pino, sì?